Buonasera a tutti, a me il compito di illustrarvi che cosa intendiamo per ex voto della Madonna della Bruna e vi dico già, Don Angelo ha già anticipato qualcosa, che in realtà per la prima volta siamo riusciti a distanza di molti anni a mettere insieme tutto ciò che la devozione popolare materana ha riservato alla protettrice e quindi alla Madonna della Bruna. In realtà non è proprio tutto, perché molte cose mancano e anche di queste mancanze avremo modo di parlare stasera. Innanzitutto, per chi sono gli ex voto? Per la statua, per l'affresco? Gli ex voto in realtà nascono e sono attribuiti esclusivamente all'immagine affrescata dalla Madonna della Bruna, che appunto è stata poi affiancata da una statua processionale soltanto alla metà del 1600, quindi a metà del XVII secolo, anche perché poi subito dopo si introduce il carro trionfale, per cui era necessario avere una statua che potesse percorrere sul carro trionfale le vie della città. Però prima di capire il motivo per cui i materani hanno tributato questi ex voto all'immagine della Bruna, dobbiamo tornare un po' indietro, perché l'immagine che noi vediamo oggi è il risultato di un lavoro di restauro. Prima di questo restauro l'immagine era appunto leggermente diversa e fra un po' vi farò vedere come appariva poco prima del restauro e quindi poco prima di apparire come è oggi. Intanto il titolo della Bruna nella tradizione materana deriva esclusivamente dal colore bruno. Tutte le altre ricostruzioni, per quanto emozionanti o per quanto entusiasmanti, non hanno fondamento storico. Andando indietro nel tempo si legge ovunque che i materani erano legati al volto bruno della loro Madonna. Il termine bruna nasce da qui, dal colorito, non da altro, perché, ripeto, altro non ha fondamento storico sufficiente. So che non la riuscite a vedere di lì, però dietro di me c'è un documento che ho recuperato nell'archivio del Capitolo Vaticano, è l'inno alla Madonna della Bruna, quello che veniva cantato dal coro il giorno della festa della Bruna il 2 luglio, e qui si parla appunto del colore bruno. Poi è chiaro che immagino che molti di voi siano cattolici, per cui sapete bene che durante un esorcismo, quando l'esorcista impone al demonio di parlare, il demonio risponde e risponde nella verità. Quello che vi ho trascritto nella slide è quello che rimane di un rito di esorcismo fatto dall'arciprete della cattedrale, dall'arciprete Adorisio, e lui, interrogando questa donna, più che la donna, in realtà sta interrogando il demonio, riesce a liberarla. E quando esce fuori il demonio da questa donna, dice questa frase che vedete qua: avete ragione materesi, prima non si chiamavano materesi, non materani, è venuta dopo questa formula, che avete quella faccia bruna che vi difende. Ora, per chi è credente, è chiaro che è un'attestazione, particolare quella del demonio. Però anche per chi non lo è, dall'altro lato, è l'attestazione di un qualcosa che risale alla prima metà del Settecento. Quindi comunque è un documento che ci racconta come l'attaccamento dei materani alla loro protettrice è legato al volto bruno. E in effetti gli ex voto circondavano l'immagine della Madonna della Bruna e tutti, dai vescovi ai nobili, ai semplici cittadini, ai preti, avevano questa cura di donare qualcosa alla Madonna. In particolare, guardando bene l'altare una mattina in cui ero qui in cattedrale, mi accorgo che nelle nicchie dove ci sono i due santi c'è qualcosa di particolare, perché in realtà noi le vediamo come nicchie. Salendo di quota e raggiungendo, la nicchia, si nota che in realtà lì mancano degli sportelli.
Gli sportelli che mancano in realtà servivano per poter custodire gli ex voto intorno alla Madonna. Quindi tutto ciò che la gente donava all'immagine della Madonna veniva custodita praticamente in queste parti. Soltanto nell'Ottocento vengono sistemate le due statue, quelle di Re Davide e del profeta Isaia, che appunto chiudono alla vista questi due piccoli, potremmo definirli, armadietti. All'interno di queste custodie c'erano due oggetti in particolare, quello che vedete dove c'è scritto Vera Imago Sancte Maria de Bruna, con al centro un'immagine di una Madonna nera, è la Madonna di Częstochowa, è un dono del cantore Francesco Paolo Volpe, che per chi conosce un po' la storia di Matera è il primo che pubblica nel 1818 delle notizie sulla città di Matera. Quello è l'anno in cui per la prima volta nella storia qualcuno scrive della storia della nostra città. E il canonico Volpe aveva fatto delle indagini sulla Bruna e aveva capito benissimo che in realtà il titolo era legato a una Madonna nera. Esattamente come ha detto Bruno Caiella in un'intervista domenica a Viggiano, facendo un giusto parallelismo tra la Madonna nera di Viggiano e la Madonna della Bruna. Oltre a questo, accanto, vedete lì, è in frammenti, purtroppo ci è arrivato così, c'è un Agnus Dei. L'Agnus Dei è l'agnello di Dio, appunto l'Agnus Dei, in cera, ma con una cera particolare, quella ottenuta dal cero pasquale sciolto che appartiene all'anno liturgico precedente. Questo cero, l'Agnus Dei, veniva coniato, diciamo così, dal Papa in persona, e questo Agnus Dei è in realtà di Papa Innocenzo XI. Questo Agnus Dei che vedrete dopo nella Cappella di Costantinopoli arriva qui perché un sacerdote materano di nome Pietro Antonio Pino diventa vescovo di Polignano e nel suo testamento destina questo oggetto all'altare della Bruna affinché fosse perennemente esposto accanto all'immagine. Ecco perché probabilmente, proprio perché era lì esposto, a un certo punto deve essere successo qualcosa e si è spaccato. Ecco perché a noi oggi è arrivato in frammenti. Ma in realtà non erano questi gli unici ex voto. Qui vedete il raffronto tra l'immagine prima e dopo il restauro. È in bianco e nero, non ho avuto ancora tempo di farlo, ma come sapete dal bianco e nero si può estrarre, tra virgolette, il colore, per cui faremo questa operazione in maniera tale da far vedere come appariva l'affresco, tra virgolette, a colori, prima del restauro. Bene, guardando bene questo affresco si vedono dei colpi su questa affresco, dei buchi. I buchi io li ho segnati lì, vedete, intorno al capo della Madonna, a quello del bambino e all'altezza del collo, perché lì c'erano altri ex voto. E quali erano gli ex voto? Quelli che vedete, purtroppo non in una qualità eccellente, in questa foto del 1933, dove vedete appunto la Madonna che ha una collana, come ce l'ha anche il bambino, e più in basso ci sono due corone. Questi oggetti, a distanza di anni, le corone erano già esposte nel Museo Diocesano, ma di recente abbiamo recuperato i preziosi. E i preziosi adesso saranno, come dire, visibili, saranno esposti proprio all'interno della Madonna, della Cappella della Madonna di Costantinopoli. Lì non li leggete a quella distanza, ma ho inserito tutti i nomi di coloro che hanno fatto qualcosa per l'immagine della Madonna. E quindi, per esempio, le prime corone di cui si ha una memoria risalgono al 1599. Nel 1636 un nobile materano di nome Marcello d'Afflitto fa realizzare delle corone in argento a Napoli. Di queste corone non sappiamo la sorte, non la conosciamo. Queste corone poi saranno rifatte a metà del Settecento e sono quelle che vedrete esposte. Un'altra cosa preziosa che si faceva per l'altare della Bruna era il cosiddetto, è una sorta di tenda che veniva utilizzata per coprire le immagini sacre durante la Quaresima. Ed erano, come dire, quelli tessuti preziosi. Anche qui, a vedere tutti quelli che sono gli inventari della cattedrale, si vede quante volte la gente comune, la gente del popolo, ha donato questi portieri, si chiamavano così, per poter celare l'immagine della Madonna durante la Settimana Santa.
E qui abbiamo fatto un'operazione non fisica, ma come dire fotografica, scenografica, rimettendo sul capo della Madonna quelle che sono le corone che vedrete appunto all'interno della cappella. E lì accanto vedete quella stessa collana che si vedeva in quella foto del 1933. Questi doni preziosi in realtà arrivano nel corso del tempo soprattutto grazie alle personalità più in vista, ecco, della società materana. E come sono riuscito a recuperare i nomi di queste persone? Grazie a diversi inventari della cattedrale, in particolare uno, quello realizzato dall'arciprete della cattedrale di allora, che vedete qui nel ritratto, il canonico Francesco Paolo Casalini, che dicevo a Don Angelo, insomma, facendogli qualche battuta, è l'ultimo arciprete vero della cattedrale, perché l'arciprete della cattedrale aveva il diritto su tutte le parrocchie della città, era il cosiddetto parro custodius civitatis, quindi praticamente gli altri parroci non contavano nulla rispetto al parroco della cattedrale. Però questo privilegio poi è stato abolito e l'arciprete Casalini in realtà è stato l'ultimo degli arcipreti di tutta la città di Matera. E lui, l'arciprete Casalini, chiama un nobile, Nicola Gattini, Nicola dei Conti Gattini, che era, come dire, figlio del più celebre senatore Giuseppe Gattini, che aveva anche lui pubblicato delle note storiche su Matera. E Nicola Gattini, che si intendeva di oreficeria liturgica, aiuta Casalini nello stilare questo inventario. Da questo inventario vengono fuori tutti gli oggetti donati alla Madonna della Bruna nel corso del tempo. E l'inventario è questo che vedete, lì ci sono le pagine, sotto vedete le pagine dell'inventario, l'inventario del 1914, ma poi è stato aggiornato dagli arcipreti successivi fino a un certo punto, fino agli anni 70, perché, e questo lo dico sempre, chi mi conosce lo sa, noi sappiamo tutto di ciò che è accaduto fino alla metà del Novecento, non sapremo nulla di ciò che è accaduto nella seconda metà del Novecento, perché in realtà loro conservavano le memorie molto più di noi. Noi, convinti di avere questa memoria negli archivi elettronici, in realtà non la stiamo curando, per cui paradossalmente avremo più difficoltà a recuperare le informazioni del nostro contemporaneo rispetto al passato. E questo inventario appunto è stato aggiornato in continuazione nel corso degli anni, con tutto ciò che succedeva. A un certo punto, tra le pagine dell'inventario, c'è una pagina dedicata ai gioielli della Madonna della Bruna. È chiaro che si tratta di un elenco di beni lasciati appunto all'affresco della Madonna della Bruna da alcune personalità. Adesso li rivedremo, sia sulla statua, sia appunto all'interno della Cappella di Costantinopoli. Come potete vedere ci sono, ne cito solo un paio, due cuori di oro con catenelle, dono della famiglia Manfredi, questa famiglia di origine calabrese, era una famiglia di Carpanzano, che oggi conta 200 abitanti. Uno di questi esponenti era un militare e arriva a Matera alla fine del 1700 e quindi la famiglia poi si stabilisce a Matera, dove, come penso molti di voi sapranno, in realtà ancora vivono. Alcuni di loro andarono a Marsiglia e quando si trasferirono in Francia donarono questi due cuori di oro all'affresco alla Madonna della Bruna. E poi sotto un orologio di oro con un brillante donato da Donna Nicoletta Gattini Pizziello, era la moglie di Nicola Gattini che avete visto nella foto, per intenderci quella citata in quella vetrata di Sant'Eustachio che porta ancora il suo nome. E poi ci sono altri preziosi e, come notate, è scritto chi li ha donati. Qui in un altro caso si parla di questa Rita Schiuma, che però, badate sotto, trovato rubato, sto leggendo e riportando testualmente quello che c'è scritto nell'inventario, di cui ci si accorse nel luglio del 1952 ed era una nota del decano Don Vito Vizziello. In questo documento c'è scritto tutto ciò che è accaduto agli ex voto, compresi i furti, che non sono stati pochi, perché all'epoca la cattedrale non era sorvegliata, per cui in realtà i furti si sono perpetrati per molto tempo e adesso vedremo anche con quale frequenza.
Poi segue un inventario, guardate quanto è lungo, non lo leggiamo, però guardate quanto è lungo l'inventario dei preziosi appartenenti alla cattedrale, ma dati appunto alla Bruna. E anche qui sono segnati i nomi di coloro che li hanno donati. Nella teca, nella Madonna di Costantinopoli, vedrete soprattutto questo pendaglio, il numero 1, donato da un'altra famiglia nobile, quella dei Pecilli, una famiglia che era arrivata a Matera come ufficiale della Regia Udienza, siamo alla fine del 600, e poi si è estinta perché i discendenti, come dire, non hanno avuto eredi. E poi c'è, come dire, una parte dedicata a tutti quegli elementi che sono propri, per esempio, della statua. E qui leggete i due mazzi di fiori per la Madonna della Bruna ed uno piccolo per il bambino, tutto d'oro, conservati in questa busta, perché veniva descritta persino la busta in cui erano stati conservati, e appunto da mettersi per la festività del 2 luglio, quindi solo in quella circostanza venivano utilizzati. E poi vedete ancora le parrucche, e quindi, come dire, quelli che vedete a sinistra sono i preziosi che abbiamo recuperato, quelli che sono giunti sino a noi di quel lungo inventario che abbiamo visto, e lì al centro vedete l'immagine della Madonna della Bruna che risale al 1962. Il 1962 è un anno particolare perché si rifà, o meglio si riporta, l'abito solenne della Madonna, e quindi qui, come dire, due sorelle, le sorelle di Pede, avevano, come dire, già fatto questo lavoro di ricamo e riportato appunto l'immagine. Lì vedete l'immagine invece di uno dei programmi dei grandiosi festeggiamenti, così era scritto, per Maria Santissima della Bruna del 1964. Come vedete nella parte bassa, Bruna sono ma bella, c'è un riferimento al Cantico dei Cantici, e quindi sapevano benissimo che la loro Madonna della Bruna era una Madonna scura, era una Madonna nera a tutti gli effetti. Quindi, come dire, questa tradizione è praticamente giunta sino a noi. Qui vedete, da quella foto, si colgono alcuni particolari, i cuori, un'altra collana e altri pendenti. Questi li abbiamo tutti, anzi li rivedrete sull'immagine della Bruna. Ecco, a Viggiano c'erano. Non vedete però le corone, perché quelle corone furono rubate il 21 novembre del 64, e quelle corone che vedete erano quelle donate dal Capitolo Vaticano nel 1843, perché il Capitolo Vaticano incoronava quelle immagini mariane che erano le più antiche in assoluto, dove c'era una devozione da parte del popolo notevole. Un piccolo inciso: quelle corone erano di oro massiccio, non erano argento dorato come spesso si fa nelle corone. L'unica cosa che era composta di argento dorato era praticamente la fascia che vedete a contatto con il capo della Madonna e del Bambino. Tutto il resto era oro massiccio. Tutto fu rubato il 29 novembre del 64, e, come dire, qualche tempo dopo, in realtà, il capitolo della cattedrale si deciderà a fare una raccolta pubblica per recuperare l'oro e l'argento per rifare le corone. Del resto è sempre stato così. Tutto ciò che vedete di prezioso intorno a voi, dall'urna di San Giovanni a altri elementi in argento di questa cattedrale, sono il frutto di raccolte a livello cittadino, perché è stata la città che sempre si è occupato del culto e della bellezza della sua cattedrale, chiaramente insieme al capitolo della cattedrale. Che cosa è successo? Tutto questo era proprietà del capitolo della cattedrale, però poi a un certo punto, a partire dal 1956, per una serie di ragioni che non sto qui a spiegare, viene per la prima volta istituito il Comitato Feste, per la Bruna, ed era necessario precisare che cosa fare di questi ex voto. Qui il decano Marcello Morelli, che molti di voi ricorderanno o sapranno di chi si tratta, in realtà dice in maniera chiara, nel contratto che fa con il Comitato della Bruna di allora, che appunto il comitato si doveva preoccupare dell'esposizione dell'immagine della Madonna, che, badate, non era sempre esposta, ma veniva esposta soltanto in dicembre, in maggio per il cosiddetto triduo penitenziale, e poi chiaramente in luglio.
perché in dicembre ci arriviamo tra un po', però c'è un motivo, perché in quanto protettrice della città, dicembre è legato proprio alla protezione riservata dalla Madonna della Bruna alla città di Matera. Qualcuno potrebbe dire, ma chi è che ha tolto gli ex voto che vedete qui? Nel 1947, lì in primo piano vedete sulla sinistra Monsignor Cavallo a destra, invece Don Luigi Paternoster sulla sinistra, Don Luigi Paternoster giovane è lì e più anziano nell'altra fotografia, che è del periodo di Monsignor Giordano. Di lì capite bene quando questi ex voto non sono stati più utilizzati, e quando non è stato più utilizzato, non sono stati utilizzati più i lampioni per la statua della Madonna né il baldacchino che vedete dietro. In realtà il baldacchino serviva per dire che la statua davanti è il patrono. Se non c'è il baldacchino, qualunque statua può essere di un qualunque santo, non c'è scritto da nessuna parte che è il patrono. Questa cosa che sopravvive in tutti i paesi, a Matera non è sopravvissuta. Per cui finora, a un certo punto, il baldacchino è sparito. Però badate che il baldacchino è la mano di Dio sulla città. Per cui era questo il significato di portare dietro quell'elemento per sottolineare che la statua che veniva portata in processione è la statua del patrono o del protettore. Quindi veniva portata a Matera solo in due casi, in quella della Bruna e in quella di San Eustachio, poi il Corpus Domini a parte. Questa è ancora la processione del 1 luglio, dove si tributava da parte della città il massimo alla Madonna della Bruna, perché la festa del 2 luglio era la festa del capitolo della cattedrale, era una festa organizzata dal clero, non dalla città. La città si preoccupava di Sant'Eustachio, ma il clero si occupava della Madonna e la festeggiava il 2 luglio. L'omaggio dei materani veniva reso il 1 luglio con il celebre discorso del vescovo alla città, come avrete sentito il discorso del vescovo di Milano, dell'arcivescovo di Milano nella vigilia di Sant'Ambrogio, eccetera eccetera. E la stessissima cosa era quella che si viveva anche a Matera. Prima vi dicevo, c'è qualcosa che è sparito, appunto le corone. Il capitolo, vedete lì questo documento in cui il capitolo chiede ai materani di raccogliere preziosi per le nuove corone della Bruna. In realtà non sappiamo, non ho ancora ben capito se il capitolo ci riesce o meno. Quello che è certo è che le altre corone che aveva la Madonna, quella che vedete in queste immagini d'epoca, quelle corone lì che vedete nella Madonna appena arriva a Piccianello il 2 luglio, anche quelle corone sono state rubate, e sono state rubate nella notte tra il 4 e il 5 febbraio del 1983. In questa data, sapete i ladri dove si rifugiavano proprio perché la chiesa non era custodita? Nel pulpito. Nessuno si accorse che c'erano persone nel pulpito, e quando tutti chiusero le porte della chiesa, perché appunto non c'era una sorveglianza come oggi, in realtà i due uscirono, perché si parla di due persone, e rubarono non solo le corone della Bruna, rubavano la grande croce di argento che era sull'altare maggiore di fronte a voi, tutti le portelle del tabernacolo, in realtà profanando anche l'Eucaristia, perché le particole furono riversate sull'altare, e rubando buona parte dell'argento dell'urna di San Giovanni da Matera. Quella che vedete è, come dire, un'ombra di quella che era l'urna di San Giovanni. E qui vedete in due foto d'epoca quello che non c'è più, cioè la grande croce che aveva alla base la Madonna della Bruna, perché qui sulla base della croce c'è un'immagine della Madonna della Bruna trafugata appunto nel 1983, e l'urna di San Giovanni da Matera è, vi impiegate pochissimo a vedere come quella attuale è molto più povera rispetto a quella che era in origine, perché appunto i ladri portarono via buona parte dell'argento. Altri ex voto particolari per le immagini per la Bruna in realtà erano gli abiti, perché gli abiti delle statue in realtà erano spesso i doni delle nobildonne, quindi o anche di gente comune, ma erano abiti importanti. Ne abbiamo recuperato uno in pezzi, in realtà sopravvive pochissimo, quello che vedete alla vostra destra, che è un abito risalente alla fine del Settecento, primissimi anni dell'Ottocento, quando ancora
l'immagine della bruna non era affidata alle donne, perché non è mai stata affidata alle donne se non alla fine dell'Ottocento, per una ragione molto semplice: la festa della Madonna della Bruna è legata al clero, non era ammesso per le donne lavorare all'interno delle strutture ecclesiastiche, per cui qui vedete una citazione in cui un laico, non era prete, era un laico, doveva vestire, dice, per aver vestito e spogliato la Vergine, si riferisce chiaramente alla statua, in maniera sintetica appunto è scritto così, ma erano solo gli uomini che si occupavano della bruna. Sono cambiate le cose alla fine dell'Ottocento, quando, dopo la legge Siccardi, in realtà nell'istituto delle monacelle, che non erano monache, si chiamano monacelle proprio perché non sono monache in senso pieno, erano educande, solo che a un certo punto le suore del Sacro Cuore, prima, e poi quelle di Sant'Anna, imposero alle educande addirittura l'abito dell'ordine, per cui diventarono, come dire, delle piccole monache, e a un certo punto il capitolo decide di affidare a loro la vestizione della Madonna, per cui tutte gli abiti e tutto ciò che aveva a che fare con la statua della Bruna passa alle monacelle, e lì è rimasto, almeno io sono fermo a questa data per l'inventario, alla metà del 1980. Quindi qui forse mi potete dare voi una mano, perché io non ero ancora, come dire, in parte non ero ancora stato pensato, diciamo così, in parte insomma non ero ancora in grado di intendere. Quello che vedete qui sulla sinistra è l'abito del 1843, invece quello sulla destra è l'abito più antico. E vedete che c'era alle monacelle, perché quello che c'è qui è l'inventario di tutto ciò che il capitolo aveva lasciato nella chiesa e nelle strutture delle monacelle. La veste intera e completa della Madonna in lamina d'argento ricamata in oro, nuova, e la vedrete nella cappella di Costantinopoli, perché quella è dei primissimi anni del Novecento, voluta proprio dall'arciprete Casalino. E poi guardate che cosa si fa delle parti delle statue che non vengono più utilizzate appunto come tali, perché si sono logorate. Manto di seta che usa la Madonna del Carro, tappezzato di stelle, nuovo, fatto a cura del reverendo Francesco Paolo Casalini, quindi l'arciprete, a spese di devoti nel 1915. Il vecchio è servito per rappezzare parati e specialmente le fodere. Tutto ciò che era sacro rimaneva nel sacro, c'era una sorta di circolarità per cui i tessuti stessi venivano reimpiegati chiaramente in qualcosa di sacro. E di qui si dice veste intera della Madonna, ma le cose particolari, eccolo qua, lo vedete il vestito, quello che rimane del vestito che vedete nella foto d'epoca, adesso è lì sulla sinistra, manca di alcune parti. Ma il motivo per cui manca di alcuni pezzi è quello che vi ho appena esposto, venivano utilizzati per fare altro. È chiaro che questo residuo, lo capirete da voi, ha bisogno di restauro per essere recuperato, perché appunto non versa in buone condizioni, ma è esattamente l'abito che trovate in tutte le foto d'epoca e quindi la riconoscete benissimo già in questa. Come vi dicevo, l'abito viene rifatto nel 62 in occasione della elevazione della cattedrale di Matera a Basilica Minore, e quindi in quel caso le sorelle Lucia e Giuseppina di Pede faranno appunto questo riporto, questo dell'abito della Madonna. Infine, continuiamo con l'inventario delle monacelle, perché nelle monacelle ci sono ancora, avete visto l'immagine del 1843? Torno un attimo indietro. Se guardate bene, il bambino ha i pantaloni, è vestito da maschietto, con tanto di scarpe. E ce li ha ancora, perché in realtà, adesso che vediamo qui l'inventario delle monacelle, c'erano ancora i calzettini, cioè i pantaloni, e poi c'erano le scarpe anche del bambino, per cui questo materiale è stato conservato ancora, almeno per quanto risulta a me, ripeto, fino alla fine degli anni Ottanta, quindi primi anni 90 del secolo scorso. E poi la cosa più bella, giacca rossa della Madonna in lamina d'oro. È perché la Madonna in origine era vestita di rosso, non di bianco.
E dove la vediamo che la Madonna era vestita di rosso? La vediamo nello stendardo del capitolo. Questo era, vedete lì, Don Pietro Pizzilli, che era manzionario del capitolo, che porta lo stendardo del capitolo. Nello stendardo del capitolo c'è l'immagine della Madonna così come appariva prima delle trasformazioni di fine 7, inizio 8, cioè una Madonna vestita di rosso, e quindi ripeto, il vestito a me risulta ancora esistente, non è stato distrutto, rosso, con un manto azzurro, e i documenti dicono il fiore in mano, vedete che è un fiore colorato, era un fiore in seta, era stato realizzato in seta e veniva sempre fatto in seta, perché appunto i documenti ci dicono di questa tradizione. All'interno della cappella di Costantinopoli vedrete non solo questa immagine della Madonna, permettetemi, in rosso. Perché in rosso? Perché l'affresco è il punto di riferimento. Nell'affresco l'immagine, la Madonna è vestita di rosso, per cui doveva essere così. Però era vestita di rosso anche nella statua, che tutti coloro che arrivavano a Matera potevano vedere. Ed era l'immagine che era sulla porta principale della città, la porta grande o porta della Bruna, che è quella che vedete sulla sinistra, che viene scolpita nel 1699 da uno scultore, come dire, abbastanza popolare, poco noto, questo Tommaso con la parente, siamo nel 1699, e quella statua viene collocata sulla porta principale della città. Abbiamo una fotografia, tra virgolette, del 1709 nel Salone degli Stemmi. Lì vi ho fatto un ingrandimento dove si vede la porta della città a sinistra della statua, quella è la chiesa di San Domenico. E lì si vede esattamente che si tratta di quella statua. Nel 1820 viene eliminata la porta e che cosa si fa della statua? Il capitolo la riprende perché, badate, pur essendo una porta urbica, la statua era stata pagata dal capitolo perché nessuno poteva mettere le mani sull'immagine della Madonna, perché era una prerogativa esclusiva del clero e quindi doveva essere di proprietà della cappella. Che cosa succede poi? Il 16 dicembre del 1857 un grande terremoto sconvolge tutta l'Italia meridionale, distrugge molte città, a Matera succede solo qualcosina, ma i materani sono salvi, i materani si riversarono tutti nella zona delle Fornaci, cioè nella zona che oggi è Piazza Cesare Firrao, e stettero lì tutta la notte, trascorsero lì la notte in baracche di fortuna, ma attribuirono all'intercessione della Madonna della Bruna la salvezza della città. Ed è questo il motivo per cui, sempre fino all'inizio degli anni 90, a dicembre, il 16 dicembre, c'era una celebrazione con l'esposizione dell'immagine della Madonna. Ecco perché, tornando indietro, il decano Marcello Morelli dice al capitolo: guardate che l'immagine della Madonna deve essere esposta a dicembre, a maggio e a luglio, perché sono i momenti fondamentali per la città. Quello di maggio, molti se lo ricorderanno, era quello per la pioggia. Ci sono delle foto d'epoca in cui si vedono i materani che si inginocchiano di fronte alla chiesa di San Francesco da Paola con l'immagine della Madonna di fronte. Quella di maggio era l'intercessione che i materani chiedevano per il raccolto, per l'abbondanza. Quella di dicembre era la salvezza dal terremoto. Con questo ho concluso e vi ringrazio.